Eh sì, no, io questo volevo dirti, io sto arrivando praticamente. Ciao a tutti per quest'altra passeggiata qui a Dublino. Allora, pieno ottobre, ottobre avanzato, ma come vedete il sole è onnipresente. Oggi giornata splendida, una domenica quasi di primavera, anche a considerare l'abbigliamento un po' di tutti, perché credetemi, fa proprio caldo. È un po' la parte eccezionale di Dublino, nel senso che c'è una situazione meteo, una situazione climatica che cambia in pochi istanti. Il video precedente che abbiamo fatto, all'improvviso la pioggia, e oggi all'improvviso la primavera, quindi diciamo che riuscire a capire come vestirsi dove riuscire è complicato. E c'è la classica tecnica, quindi chiunque vedrà questo video, la tecnica dell'abbigliamento è quello di a cipolla, come si suol dire, praticamente vestirsi a strati, perché potrebbe capitare di tutto all'improvviso, inclusa la pioggia. Come vedete, la pavimentazione stradale è tutto bagnata, perché appunto ha piovuto fino a questa notte. È stata una pioggia molto forte, ma stamattina il risveglio è prettamente primaverile. Cosa si fa? Cosa si fa? Una domenica un po' diversa, nel senso che si prepara, si mangia italiano, e in un appuntamento a casa di un nostro amico, e quindi vedremo un po' il menù e quello che ci mangeremo tutti insieme dopo. Allora, intanto continua la passeggiata, ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Però dai, ok, vi racconto dopo il pranzo, ma non posso non accompagnarvi a Talbot Street, qui sempre a Dublino. Questa è la strada che porta direttamente ad Henry Street, che è una delle strade dello shopping. Come vedete, là in fondo c'è lo Spire, o obelisco di Bazar, come lo chiama qualche amico che è venuto a trovarmi, e ricorda molto quello di Goku, dai, diciamoci la verità. Però dai, scherzi a parte, questa è Talbot Street, una strada in cui i pub ovviamente la fanno padrono un po' in tutto a Dublino, quindi qua non poteva essere altrimenti, ma è un po' una strada del, diciamo, degli acquisti giornalieri, da Lidl al Tesco, quindi supermercati, c'è un po' di tutto. E poi c'è questa catena Dunnings, dove ovviamente si trova un po' tutto per la casa, quindi un negozio per tutto per la casa. Continuiamo a passeggiare e vediamo dove ci accompagnerà nel prossimo step questa passeggiata comunitaria di Dublino. Come vedete, la stragrande maggioranza dei negozi è Dublino di aperta anche di domenica. E lo shopping ha un orario un po' strano, nel senso che la maggior parte delle attività per le 6 chiude pomeriggio, quindi difficilmente trovi negozi aperti fino a tardi, a meno che non sei nelle strade principali dello shopping. Mentre l'altro ristorazione, a parte le zone della movida, le zone più vive, più calde, dove si concentrano la maggior parte dei turisti, di solito alle 9.30 cessa l'ora della cucina aperta, quindi fino a quell'ora puoi mangiare. Oltre le 9.30 diventa complesso ovviamente riuscire ad accaparrare un po' un pasto. E lato ristorazione, qui ad esempio, piccola informazione che non ho dato nell'altro video, trovi di tutto, cioè dei ristoranti etnici tradizionali, trovi veramente di tutto e puoi mangiare veramente di tutto, e prezzi, se calcoliamo l'Italia, più alti, ma in realtà è un servizio completamente diverso. Ad esempio, il coperto non si paga, l'acqua è gratuita nel 99% dei locali, quindi puoi chiedere l'acqua del rubinetto ed è innanzitutto potabile e gratuita. Tra l'altro non si paga neanche a casa, quindi con l'utenza,
si parla. Ci sono delle piccole variazioni dove ad esempio si va a mangiare una pizza a 15,50 euro, vai a casa con pizza e acqua, poi la birra, poi altre cose, i costi ovviamente aumentano, però non è nulla di estremamente diverso rispetto all'Italia. Eccoci adesso di nuovo su Connell Street, solo perché voglio accompagnarvi in un posto che è poco turistico, in realtà poche persone lo conoscono, ma se ami qualcosa di dolce che non sia troppo ricco di creme ma molto semplice, non puoi non fare una capatina qui. Allora, Connell Street, da dove siamo venuti la si percorre verso il Liffey, e ci andiamo a mangiare una fantastica ciambella. Quella che abbiamo visto prima, quella che stiamo vedendo adesso, questo è il trenino, classico pullman turistico, questo diciamo trenino è una sorta di tram, la Luas, una linea di trasporti che accompagna, taglia direttamente Dublino. Dublino è una capitale europea che comunque non ha la metro, giusto sapere, per chi si aspetta di muoversi in metro, in realtà non esiste, ci sono per i movimenti, ci sono la DART, che è una linea ferroviaria praticamente, ci sono la Luas e i classici pullman che comunque accompagnano un po' in tutte le aree. Mezzi tendenzialmente precisi, arrivano in orario, controlli serrati, quindi se vieni e pensi di dimenticare di obliterare o di fare il biglietto, stai attento perché comunque i controlli ci sono sempre e sono molto attenti a questo. Allora, abbiamo detto O'Connell Street e qui c'è Broadway. Come vedete, qui potete prendervi una bella ciambella, una buona ciambella, ma la cosa impressionante e che costa solo ciao one with sugar. Goodbye. E adesso è tutta da mangiare. Ok, il pranzo italiano parte con polpette d'antipasto, preparate direttamente da Chiara. Ingredienti? Macinato, parmigiano, sugo e qua e olio. Un must è Peppe che non può venire in questo momento, però. Allora, queste melanzane sono fritte in una soluzione di olio 70% girasole, 30% oliva. Abbiamo questo polpettone, si chiama Enzo, è nato stamattina, 1,8 kg, 40% maiale, 60% beef, dentro c'è burro e prosciutto. Passiamo di qua, abbiamo due piani di maccheroncini che verranno poi cotti con il sugo, le melanzane e la ricotta infornata, che contrariamente a quello che può pensare non sta nel forno, sta qua perché l'abbiamo già precedentemente informata, e quindi facciamo sapere com'è andato.